Sarà aperta fino al 30 giugno al complesso monumentale di San Domenico Maggiore la mostra Trans Avant Garbage, Terra dei Fuochi e di Nessuno di Marisa Laurito. Realizzata in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune, l'esposizione si inserisce negli appuntamenti del Maggio dei Monumenti a Napoli e nasce dalla partecipazione della Laurito al docufilm sulla Terra dei Fuochi intitolato Il Segreto di Pulcinella. È un docufilm che ho fatto e ho interpretato un personaggio, la moglie di un pentito della Camorra, ma non è tanto il film, che era sì una cosa che mi interessava molto fare, ma quello che è stato molto interessante è stato il prosieguo, cioè la presentazione del film in tutto le regioni italiane colpite da queste tragedie, e dato che su 20 regioni, 19 regioni sono coinvolte e sconvolte da rifiuti chimici, nucleari e industriali, e laddove ci sono queste aree, come dire, possedute da questo orrore, effettivamente la gente muore. E io sono stata rimasta sconvolta da questi attivisti che combattevano moltissimo per tentare di risolvere la propria esistenza, ma soprattutto talvolta di dover scegliere fra il lavoro e la morte. Dopo Monza e Torino, la mostra approda a Napoli e attraverso 20 scatti fotografici e 3 installazioni vuole smuovere le coscienze sulle tematiche ambientali, raccontando il fenomeno del biocidio e la storia di un paese devastato dall'inquinamento. Marisa Laurito, che è una delle grandi protagoniste della vita artistica, musicale, intellettuale della nostra città, ci offre un aspetto della sua personalità e del suo impegno veramente straordinario e molto interessante. È una fortissima denuncia, realizzata però con scatti e immagini di una grandissima forza e di una straordinaria bellezza, e quindi siamo molto contenti che questa mostra lei abbia deciso di tenerla qui, e noi abbiamo messo a sua disposizione questo complesso conventuale, che è uno dei posti magici di Napoli. Fino a fine giugno l'esposizione sarà aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18.30. Una mostra bellissima, inaugurata oggi qui nel complesso di San Domenico Maggiore, nell'ambito del Maggio dei Monumenti, sarà fino al 30 giugno, delle immagini, delle fotografie molto belle, struggenti, di grande denuncia dei disastri ambientali in difesa dell'ambiente, dei territori, della salute, dei beni comuni e della vita umana. Quindi siamo molto orgogliosi di aver ospitato questa bellissima mostra di una donna che stimiamo, apprezziamo e amiamo tutti di Napoli, che è Marisa Laurito.